Vasco Rossi Modena PAC, erano in 244.000 per 6 milioni di euro. Sono passati ormai più di due mesi dal Vasco Rossi Modena PAC, ma l'evento musicale del 2017 continua ad andare oltre i record già stabiliti. Da un'analisi di Vodafone, pare che le presenze per il concerto siano state 244.000, una cifra incredibile che ha permesso alla città emiliana di incassare quasi 6 milioni di euro. Le cifre sono da capogiro. Vasco Rossi Modena PAC, gli spettatori erano più di 220.000. Per molto tempo, prima e dopo l'evento, si è parlato di presenze da record al Vasco Rossi Modena PAC, la cifra dei fan, 220.000, era già oltre ogni aspettativa, ma qualche giorno dopo il concerto i conteggi hanno rivelato che probabilmente erano oltre 230.000. In ultimo, si aggiunge la ricerca condotta attraverso i dati di Vodafone Analytics, che ci riporta una situazione da Guinness dei primati. Secondo i dati dell'operatore di telefonia mobile, pare che al grande concerto del Blasco per festeggiare i suoi 40 anni di carriera fossero presenti quasi 244.000 persone, calcolando i possessori del ticket e gli addetti a sicurezza e forze dell'ordine. Come fa, Vodafone, a saperlo? Sarebbe piuttosto complesso spiegarlo, ma dai dati raccolti grazie alla rete 4G e 4.5G, incrociandoli con quelli raccolti dal resto del Carlino, è stato possibile sondare digitalmente i movimenti di chi ha affollato il centro di Modena intorno all'1° luglio 2017, quello che sarà ricordato per sempre come il giorno di Modena PAC. Queste presenze, ovviamente, hanno generato un ricavo, stimato, altissimo, che è stato calcolato, tenendo conto di spesa media pro capite per pernottamenti e ristorazione, in una cifra esorbitante che tocca quasi 6 milioni di euro. Che record per Vasco, che già ne aveva segnati tantissimi ancora prima di dare inizio alle danze sul palco, di 150 metri. Un esempio? Intanto la scaletta del concerto, che ha incluso oltre 40 brani, proprio per celebrare la sconfinata carriera di Rossi che, stando alle ultime voci, non sarebbe affatto finita per quanto riguarda i grandi eventi. Il Blasco, in effetti, ha da poco condiviso una rivelazione ai fan. Se qualcuno stesse pensando che in inverno potrebbe esserci un tour dei palazzetti, beh, lui non si troverebbe molto d'accordo, visto che procederà per stadi, e i fan non vedono l'ora di conoscere le date dei suoi concerti evento per il 2018. Ma torniamo ai record di Modena PAC. Vasco è riuscito a mettere in fermo gli esami di maturità, a sospendere messe e a far chiudere i cimiteri. Tutto per la sicurezza della popolazione modenese e degli ospiti, ovviamente, che, a proposito, sono giunti anche dall'estero, quasi in 5.000 hanno attraversato le Alpi dalla Svizzera e oltre 1.000 l'Oceano Atlantico dagli USA. Vasco Rossi Modena PAC, tanti ricordi da rivivere. Impossibile dimenticare anche solo un secondo di quel concerto. Chi lo ha vissuto serberà per sempre nel cuore quelle emozioni, ma per chi se lo fesse perso o volesse rivedere i momenti più toccanti, la città di Modena ha realizzato un meraviglioso video di 5 minuti, dove l'affetto dei fan per il Blasco è enorme e perfettamente tangibile dalle immagini del girato.